Otto anziani hanno messo a disposizione la propria casa per un progetto di condivisione con soggetti disagiati. Entro la fine di aprile inizierà un mese di prova di convivenza che dovrebbe concludersi con la stipula del contratto sociale. Il progetto comunale Coabita, gestito da Hauser, Cooperativa Pane Rose e il Cenacolo, unisce la domanda di persone in difficoltà alloggiativa, segnalate dal comune, con chi invece una casa là, ma vuole compagnia e un aiuto nella gestione delle attività domestiche. Nonostante che in città ci siano migliaia di abitazioni sfitte, diciamo, è difficile trovare però chi poi la cede se non a prezzi abbastanza alti. Per questo motivo la risposta di quest'oggi è una risposta importante. Praticamente si va a coabitare e anziché fare, come dire, un contratto di affitto si fa un contratto di solidarietà fondamentalmente, per cui si cerca l'accoppiamento tra persone e quindi si possono aiutare, possono risparmiare e possono risolvere il loro problema. In qualsiasi momento il patto può essere interrotto e non sono previsti compensi economici. Persone anziane che vivono sole, che naturalmente sono persone diciamo autosufficienti, ma che vivono magari una condizione di solitudine o comunque di bisogno di avere una condivisione degli spazi. E per rispondere all'esigenza che abbiamo in questo momento di persone invece che magari non hanno disponibilità degli alloggi, che vivono in una situazione di disagio, ma che si sono messe a disposizione di questo progetto per aiutare anche le persone anziane che abitano.